L'altro giorno mi sono imbattuto su TikTok in una professoressa che spiegava la figura retorica denominata Ignorazio Elenchi, una fallacia argomentativa che aiuta a sviare da un argomento scomodo per portare l'attenzione da un'altra parte. In quel caso aveva usato come esempio la vergognosa intervista del Presidente del Senato, La Russa, che tentava di far sembrare una banda di nazisti e trasformare una banda di musicisti in semipensione. Tra l'altro non so cosa voglia dire semipensione, non so se è una vostra nuova riforma. Anche sul superbonus avete usato la stessa tecnica. Vi ricordate il famoso video della Presidente Meloni che parlava agli italiani della penisola terracquea? Penisola terracquea che fa parte dell'Europa terracquea, che fa parte del globo terracqueo, giusto per ripassare la nuova geografia meloniana. La Presidente con gli occhi sgranati diceva: voi sapete quanto è costato il superbonus a tutti gli italiani? Ma, cara Presidente, noi lo sappiamo e gli unici a non saperlo siete lei e il Ministro Giorgetti che non lo sapete. E però, visto che il mio tentativo è far approvare il mio ordine del giorno, provo a usare la vostra stessa retorica e provo a impostare il mio discorso in questa maniera. Quando c'eravamo noi del Movimento 5 Stelle, i superbonus arrivavano in orario, le imprese edili lavoravano, i progettisti venivano pagati il giusto e venivano assunti milioni di posti di lavoro, si creavano milioni di posti di lavoro e la patria pagava uno e riceveva tre. Soltanto che queste argomentazioni sono vere, devo dire la verità. Cari miei, con questo decreto voi non sbloccate i crediti, ma semplicemente continuate nell'ottica di bloccare il motore economico che era la base del superbonus, un motore rivoluzionario, cioè la cessione dei crediti. Una pratica che permetteva a qualunque cittadino, per il solo fatto di cominciare un lavoro edile di efficientamento sismico, energetico, di creare una vera e propria moneta cedibile, una rivoluzione. Ogni cittadino poteva diventare una piccola banca centrale. È chiaro che questa cosa alla grande finanza non è che facesse molto piacere. E infatti prima il governo Draghi ha cominciato a distruggerla, voi che siete la continuazione del governo Draghi l'avete completamente distrutta. Quindi, con questo decreto che voi fate passare per sblocco crediti, non sbloccate assolutamente nulla perché la cessione dei crediti è di fatto ancora bloccata. Quello che fate è spostare delle scadenze e anche il mio ordine del giorno va nel senso di sbloccare delle scadenze. Bloccare le scadenze anche per i condomini perché con questi, con questi blocchi che avete creato, con questa confusione che avete creato ulteriore, tutti quelli che avevano presentato la CILA il 25 settembre, i condomini adesso, non hanno cominciato i lavori, non hanno potuto cominciare i lavori, quindi non riusciranno a finirli per la fine di quest'anno. Questo ordine del giorno spostava di un altro anno questa scadenza, visto che l'unica intenzione di questo decreto è spostare le scadenze. Quindi, in fondo, quello che stiamo dicendo e stiamo cercando di farvi capire che dovete anche mettervi d'accordo tra voi stessi all'interno della maggioranza. È chiaro che all'interno della maggioranza siete in imbarazzo. Forza Italia cerca di portare avanti questa discussione, viene bloccata da Fratelli d'Italia. La Lega non fa nulla, in questo caso è praticamente inconsistente. Fratelli d'Italia segue la retorica meloniana e ciò che la loro condottiera gli impone di fare. Quindi, semplicemente, questo ordine del giorno sposta questa scadenza, almeno questo potevate concederlo e approvarlo in maniera favorevole. Grazie.